Benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di Guardiani della Galassia volume 3, l'ultimo film conclusivo per quanto riguarda questa trilogia. Come andrà a finire? Ne parleremo man mano. O forse non ci sarà la parte spoiler? Non lo so. Innanzitutto, voi l'avete visto questo film? Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Perché ho tanti tanti dubbi, avevo sentito tutti parlare bene e ho detto: ma sarà che finalmente la Marvel ha fatto un film decente? Insomma, dopo tutti questi film che erano arrivati, dove sinceramente mi avevano un pochino delusa, finalmente, finalmente un film bello. O almeno io pianto tutte le lacrime e dovevo piangere, sono stata praticamente metà film a piangere. Perché? Per come lo scopriremo durante questo video. Voi l'avete visto? Fatemi sapere qui sotto se vi è piaciuto il film, quali sono le vostre letture al film. Sono molto curiosa. Prima di iniziare, se vi piace il mio canale, vi faccio scoprire qualcosa di più sul cinema, sui film, o vi do una visione diversa rispetto al solito, potete sostenere il mio lavoro con un like, un commento, oppure ancora abbonandovi al mio canale. Con gli abbonamenti avrete accesso al mio gruppo Telegram per soli abbonati, in cui parliamo di cinema e soprattutto alle emoji di Gary. Non volete un adesivo con i chihuahua? Scusate, ma come commentate i canali YouTube se non avete un adesivo con i chihuahua? Io ne sento proprio il bisogno certe volte quando scrivo. Il mio lavoro anche seguendomi su Instagram, qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube e il mio codice di Pampling per acquistare magliette, tema cinema, film, serie TV, bla 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 bla. Grazie mille, mi aiutate un sacco se lo usate, quindi grazie mille, fate l'usare a zie, parenti, chi più ne metta. Se dovete fare un regalo a vostra madre, non gli volete comprare una maglietta per la festa della mamma, ma questa è l'occasione perfetta. Ma iniziamo proprio col parlare di Guardiani della Galassia 3. Noi lasciamo lì i guardiani dove li abbiamo lasciati, o meglio, dove li abbiamo lasciati probabilmente nello speciale di Natale, che io non ho visto, o non mi ricordo, perché non mi ricordo niente. Siamo qui in un pianeta non troppo meglio identificato quando succede qualcosa. Un tizio tutto dorato, manco fosse la statuetta degli Oscar, arriva là e vuole far fuori il nostro caro Rocket. Erprocione, diciamo così. Lui rimane fortemente, fortemente ferito e, insomma, scoprono che qualcuno sta cercando Rocket. Perché? Perché Rocket ha un passato tragico e traumatico. Infatti è stata una sorta di bioesperimento. Chi è che lo sta cercando e da dove proviene? Qual è la sua vera storia? I guardiani partiranno per tentare di salvarlo perché non è possibile guarirlo, perché è come se il suo corpo abbia una sorta di sistema operativo che lo blocca. Come andrà a finire? Lo scoprirete guardando il film perché qui non ci sono spoiler. Allora, ho visto il film grazie a UCC, ma sono stati così gentili da invitarmi all'anteprima, c'erano cosplayer, popcorn, eccetera, eccetera. Io mi sono sfondata come al solito di Coca-Cola alla vaniglia. Quanto è buona la Coca-Cola alla vaniglia! Questa volta ci ho messo pure uno splash di Coca-Cola alla ciliegia, semplicemente perché immaginavo, sapete perché? Per la canzone Cherry Cola di Lana Del Rey, insomma. Vabbè, questo è un altro discorso, ne parleremo altrove, in altri. Aspettative per Guardiani della Galassia 3, vi giuro, erano poche, perché onestamente non è che è il mio preferito i Guardiani della Galassia 3, però questo mi è piaciuto un sacco. E vi spiegherò un pochino perché. Ci sono delle cose che onestamente non mi hanno convinto più di tanto, eh. Ci sono dei momenti, delle battute un po' così. Allora, Guardiani della Galassia 3 ha l'obiettivo di prendere tutti quelli che sono i momenti iconici di questo brand, diciamo che Guardiani della Galassia è molto diverso dalle altre serie Marvel, anche perché qui diciamo c'è un tutt'uno, un po' autoriale tra mille virgolette. James Gunn scrive la sceneggiatura, dirige il film, fa tutto lui, insomma, tutto in casa. E quindi ha la possibilità di dare un po' un'impronta più personale, cosa che molti altri registi non possono avere, non hanno o non sanno dare per quanto riguarda il panorama Marvel. Oppure lo danno, ma non è tanto bello. Chloe Zhao, la regista che ha vinto l'Oscar, che ha diretto Eternal, purtroppo non ha fatto un buon lavoro. Per me quel film aveva un sacco di problemi. Quindi semplicemente dare un taglio non vuol dire che funzioni. Qui noi ritroviamo le solite cose dei Guardiani della Galassia. Questi riferimenti agli anni 80, queste battute, eccetera, eccetera. Ci sono dei trick di regia che secondo me sono sempre gli stessi, e onestamente a livello registico ci sono cose belle, come per esempio un piano sequenza di battaglia molto molto bello, però è tutto completamente in digitale, quindi non c'è un vero e proprio merito per quanto riguarda la regia, perché un piano sequenza, ovvero una scena senza tagli, è molto bella se tu devi farla tante volte tanto da essere perfetta e non devi tagliare. Se è tutto fatto con la CGI o gran parte, ci siamo buoni tutti, ecco. E quindi bello, l'idea è tutto. L'idea di scena in rallenti, l'utilizzo della musica diegetica degli anni 80 è qualcosa che è diventato stilistico, diciamo, di questo brand, però allo stesso tempo, secondo me, è utilizzato sin troppo all'interno dello stesso film, che è arrivati al terzo, diventa un pochino ridondante e un po' troppo autocelebrativo. Capiamo che è la conclusione di questa stagione, di questo viaggio, però un filo
too much per i miei gusti. Avrei preferito che proprio per via di questa chiusura ci fosse anche una sorta di cambiamento così da poter essere utilizzato per quanto riguarda lo stile e i codici nel caso ci fossero prossimi progetti, magari di serie e cose così legate a Guardiani della Galassia. Ho apprezzato una cosa che all'interno di molti film Marvel è ormai era totalmente abbandonata, che invece io molto spesso trovavo in film DC, che era una delle cose che mi piaceva, ovvero la possibilità di parlare di altro. Il film non deve semplicemente parlare della storia di per sé, ma si apre anche a diverse letture. E qui, secondo me, le letture sono abbastanza palesi, soprattutto per quanto riguarda la riflessione sull'eticità di molti esperimenti. Qui si parla principalmente di animali, ma possiamo allargare il discorso alla biodiversità, anche semplicemente al colonialismo. Il cattivo della stagione viene presentato come qualcuno che per molti è un creatore, per molti altri potrebbe essere semplicemente un invasore. Un concetto che abbiamo visto diverse volte per quanto riguarda questi film di supereroi in più e più salse, che l'ho sentito talmente tante volte che non mi ricordo manco più dove l'ho sentito, vi dico la sincera verità. Un concetto però interessante, secondo me qui rappresentato con molto cuore, rendendo Rocket esattamente il cuore di questa pellicola. Se molto spesso la tenerezza era stata spesso affidata a Drax, qui abbiamo una visione differente. Rocket, quel personaggio un po' furbettino, roba così, diventa a tutti gli effetti il cuore di questo racconto, dove sprigiona tutta la sua tenerezza. Secondo me è anche una strategia di marketing un po' furbetta, perché è un procione, è super adorabile, soprattutto quando vedete la parte, seppur in CGI, di questi animaletti piccolini e coccolosi, letteralmente vi sciogliete dentro e volete baciarli attraverso lo schermo. È un ruolo abbastanza semplice, un po' come, non lo so, racconti una storia di un cagnolino, grazie, che è semplice, e toccare e fare emozionare le persone. Però secondo me qui è diciamo, utilizzata con uno scopo, ovvero quello di parlare di qualcosa, come vi ho detto. Principalmente si può leggere per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali, anche per quanto riguarda molti dei tipi di animali utilizzati che si vedono sullo schermo, oggetto di questi esperimenti, sono molto spesso animali che effettivamente vengono utilizzati per questo tipo di pratiche. Poi, non sa me qui aprire un discorso più grande di me per quanto riguarda la sperimentazione. Ci sono tante cose che non sono fondamentali e sono illegali nell'Unione Europea, come per esempio sperimentare per fini cosmetici, ovviamente lì è una cosa non utile. Ci sono altre cose che sono fondamentali, come per esempio la medicina. Poi che la maggior parte degli esperimenti si faccia sui moscerini della frutta è un altro discorso. Però è inevitabile che vedere determinate cose o situazioni o luoghi in cui ovviamente questi animali non hanno diritti, perché magari questi esperimenti avvengono in luoghi in cui quei diritti non ce li hanno nemmeno le persone in quel posto, dove chissà che cosa succede, ovviamente fa molto effetto. Secondo me il film riesce molto bene a dare un'emozione senza navigare sul patetismo, e anche molto bene a centellinare questa emozione per tutto il film. Infatti io pianto per tutto il film, non mi sono mai stancata, distrutta proprio, stavo sotto a un treno. È stato strutturato secondo me molto bene, dando un cuore, un sentimento e anche molti punti in cui tu non sai dove va avanti il film, quindi abbastanza incertezze per non capire quale sia la direzione, e quindi tenersi abbastanza largo su molti colpi di scena. Determinate cose non vengono abbastanza spiegate, secondo me, proprio per uno scopo, ovvero tenersi abbastanza largo e sul vago, così magari da fare spin-off e cose così, visto che Guardiani della Galassia è uno dei brand maggiormente amati per quanto riguarda Marvel, e che ha avuto anche un successo più inaspettato, perché inizialmente non è che era uno dei brand più famosi. Però il pubblico l'ha amato davvero tanto, è piaciuto davvero tanto, e quindi probabilmente sarà incline magari a vedere degli speciali, delle serie, degli spin-off. CGI. Certe volte ok, certe volte... Una delle cose che mi è piaciuta di più per quanto riguarda questo film è stato l'utilizzo della scenografia. Finalmente Marvel si è resa conto che la scenografia può essere anche reale, non solamente digitale, non solamente CGI con roba vaga sullo sfondo, come sembra The Marvels, dove ci sono scene totalmente nere, oppure ancora per Ant-Man and the Wasp, dove tutto è buttato in caciara. Qui vediamo effettivamente dei mondi concreti, non dei mondi alieni astratti come abbiamo visto molto spesso, ma concreti. C'è tutta quella parte che sembra Bulma, mondo del grasso, non so come dirvi, del lipido, che secondo me è molto interessante. Gioca un po' sopra le righe, un po' sul chip, un po' sul B-movie, che è un po' tutta la firma stilistica anche di James Gunn, che arriva proprio dalla Troma, ma secondo me ci sta, funziona a livello di divertimento, funziona anche per le battute che si ripetono, e funziona anche per creare questo immaginario molto diverso dal solito. Ovviamente se siete amanti
della fantascienza e di tutto questo mondo noterete un sacco di citazioni, citazioni evidenti come per esempio una delle donne, insomma, all'interno di quel mondo. Ci sono dei riferimenti palesi al quinto elemento. Il quinto elemento ha una cosa che è iconica, che sono i costumi. Qui tentano un pochino di fare una citazione, però purtroppo è inarrivabile. Il quinto elemento ha tutta una parte dei costumi curata da Jean-Paul Gaultier, che è uno stilista immaginabile, e quindi per forza di cose è inarrivabile. Però questa citazione secondo me è anche carina. Il nome è un po' che ricorda quello dell'addetta, insomma, la comunicazione, l'attrice nera di Star Trek. Secondo me è una cosa carina. Ci sono molti inside joke, come per esempio la citazione a Robocop, che effettivamente quando ho visto il personaggio cattivo è la prima cosa che mi è venuta in mente. Citazione palese, anche un po' assurda, perché all'interno di quel mondo chi è che conosce Robocop? Cioè, un po' divertente, però secondo me ci sta. L'unica scenografia che sinceramente a me ha convinto un po' meno è proprio quella del pianeta iniziale. La scenografia iniziale a me ha ricordato una cosa, l'inizio dei Jedi Survivor. Adesso è uscito il secondo, sto parlando del videogioco a tema Jedi, che io l'ho giocato per un po', però so scarsa, quindi non sono andata particolarmente avanti, ma ho trovato che la prima scenografia è praticamente identica all'inizio proprio di quel videogioco, quando c'è la parte, diciamo, tutorial narrativa. È identica, il setting è molto molto simile, ci sono anche delle cose che secondo me sono palesemente ispirate a uno Star Wars, diciamo, alla Lucas, quindi molto plasticoso, molto giarresco, che secondo me ci può anche stare perché questo tipo di puntata parla molto, insomma, dell'essere una famiglia, sembra quasi un discorso quasi destinato ai bambini, nonostante, insomma, il brand Guardiani della Galassia sia un pochino più edgy per gli adolescenti, però secondo me è qualcosa di molto carino, utilizzato in una maniera non sdolcinata, ma anche ben centellinata durante tutto lo sviluppo del film. Il trucco alcune volte mi è piaciuto, alcune volte non mi è piaciuto, i costumi alcune cose sono interessanti, altre non lo so, mi sembra quasi non esaltassero effettivamente i protagonisti. Il character design su certi personaggi funziona tantissimo, è epico, in certi altri personaggi, boh, sembra un po' di seconda mano. Il film poi, oltre alla parte di riferimenti nei canili, esperimenti e cose così, ovviamente fa una citazione un pochino più ambiziosa, non citazione, riferimenti. Riferimenti al lavoro minorile, una cosa che noi diamo per scontato che sia qualcosa di lontanissimo, ma sappiamo per certo che purtroppo non è così. Ci sono tanti paesi dove effettivamente ci sono quasi questa sorta di fabbrica di bambini utilizzati per scopi brutti. Capitemi, in modo che ci capiamo senza che YouTube si arrabbi, ma anche semplicemente tra mille virgolette per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi questa sorta di fabbrica di esseri umani che un po' sembra anche, che un po' parla dell'attuale e un po' sembra anche strizzare l'occhio a tante paure, come quella per esempio che la tecnologia possa un po' intaccare la biodiversità, come le tante paure che si avevano nei primi 2000 quando ci fu la prima clonazione della pecora Dolly, o almeno così veniva spacciata, che quindi c'era questa paura della possibilità che l'umano potesse essere totalmente sostituito da persone non umane. E allo stesso tempo però, secondo me, James Gunn riesce molto bene a dare una forte umanità a questi personaggi. Alcuni potrebbero leggerci anche magari un messaggio antispecista. Dipende, io sinceramente non l'ho trovato così forte, l'ho trovato un messaggio vagamente universale, però se non sapete, l'antispecismo è praticamente una visione, del mondo in cui si considera ogni vita dello stesso valore, quindi animali, esseri umani non hanno un tipo di importanza gerarchica dove si può usare l'animale per il bene dell'essere umano, ma si ha una visione in cui tutti sono uguali e quindi è totalmente immorale utilizzare per esempio un animale per cibarsi, eccetera, eccetera. Una visione che io onestamente posso capire per alcuni tipi di animali, come per esempio quelli con un sistema nervoso maggiormente sviluppato o anche a livello intellettivo maggiormente sviluppato, che quindi sono animali che percepiscono il dolore, hanno anche una sfera emotiva, un minimo accennata. Lo percepisco meno se magari, non lo so, si parla di falene e cose così, però almeno io non ne so abbastanza, quindi vi dico semplicemente la mia posizione e ritengo che onestamente non credo che sia il messaggio del film, credo sia semplicemente una percezione di rispetto alla biodiversità in generale, soprattutto quando si parla di nuovi mondi, molto spesso la fantascienza è stata avvicinata, per esempio, al contesto del colonialismo, della conquista, la fantascienza è strettamente legata al western, infatti molti film hanno un assetto estremamente identico dove si va a conquistare, c'è un nemico che tu devi sconfiggere oppure c'è qualcuno che vuole invadere la tua civiltà, quindi questi alieni cattivi che arrivano e vogliono uccidere tutti.
Quindi la fantascienza è strettamente legata a qualcosa che non ha rispetto di determinati elementi o a volte dell'altro, oppure riflette proprio sulla differenza tra sé e l'altro. Quindi, secondo me, è sensato che questo tipo di film, più che essere letto come un messaggio antispecista, magari sia letto come una sorta di rispetto verso l'altro in generale, alla biodiversità e rispetto verso la diversità in generale, proprio perché qui abbiamo l'alieno, perché se non ci fosse il concetto di alieno, quindi qualcuno di diverso, magari sarebbe un messaggio molto più tirato per i capelli. Però questa è la mia opinione, il fatto che anche la squadra sia composta da tutti elementi effettivamente diversi, che arrivano da pianeti diversi, esperienze diverse, anche fisicamente, siano ognuno diverso dall'altro, ma che si considerano pari, c'è anche una grande riflessione sul considerare l'altro di valore, c'è tutto un discorso su un elemento che viene considerato stupido, cose così, c'è una grande riflessione su ognuno fa la sua parte e il fatto che faccia determinate cose rispetto che altre non per forza va visto in maniera negativa, ecco. Quindi secondo me, come vi ho detto, il messaggio del film più che altro è una riflessione su un apprezzamento, un rispetto generale. In questo film, io mi sono emozionata tantissimo. C'è Howard il Papero. Allora, io avevo sentito che Howard il Papero fosse comparso in Guardiani della Galassia già in precedenza, però me l'ero perso. In questo film compare e si vede, giocano a carte in una scena. E se non sbaglio, dovrebbe esserci un progetto in cantiere per quanto riguarda Marvel e Howard il Papero. Io sono cresciuta con un film pure abbastanza inquietante su Howard il Papero, in cui c'era questo papero che era un pochino, voleva fare il sexy, che ci provava con una tizia, però era un papero. Inquietante, onestamente, un film che forse non era adatto ai bambini, però gli anni 80 erano altri tempi, dove vabbè, tutto era un po' così e tutto c'aveva sempre una lettura un po' zozzetta, tra un po' pure i film per bambini. Però mi è piaciuto il character design che è nuovo, però molto molto simile a quello che era nel vecchio film anni 80. A me sembra che le altre immagini che avevo visto era leggermente diverso, Howard il Papero, un po' più stravolto, o mi sbaglio io? Ricordatemi bene nel caso di dire se qualcuno è cresciuto con Howard il Papero, tanto c'è. Ultima cosa, c'è una citazione finale che non vi dico, tanto non serve essere ben inquadrata, però vi dico semplicemente una cosa. Verso il finale c'è un protagonista, una ragazzina con i capelli bianchi, a cui gli viene detto: quali sono i tuoi artisti preferiti in campo musicale? E lei risponde: Britney Spears e i Korn. Quella ragazzina potevo essere io, praticamente. Il film secondo me è molto molto carino. Io vi consiglio di andarlo a vedere perché rispetto agli altri film Marvel, dove sembravano effettivamente fare un compitino, ma essere effettivamente vuoti, come se fosse un'applicazione da parte di un'intelligenza artificiale di alcune regole messe lì e tanti saluti, in questa situazione Guardiani della Galassia io sinceramente l'ho trovato abbastanza differente. È un tipo di film dove effettivamente sembra esserci la voglia sia di inserire dei capi stilistici, dei tratti stilistici dell'autore, una certa voglia di mantenere l'autorialità anche in maniera un pochino troppo ridondante e anche un po' troppo statica, ma questo è un altro discorso, ma anche la voglia di prendere questi personaggi e effettivamente fargli fare un viaggio interiore e anche esteriore. Sì, deve esserci l'azione, deve esserci la spettacolarità, ma allo stesso tempo deve esserci anche qualcosa di altro. Questi pianeti sembrano effettivamente dei pianeti a sé stanti, questi personaggi sembrano effettivamente dei personaggi che dal primo film hanno fatto tutto un percorso di crescita e di cambiamento, che è secondo me la cosa fondamentale, una cosa che deve esserci nei film. Se forzi troppo nell'escludere troppe cose, per rendere il film vendibile e meno attaccabile possibile, si finisce anche per renderlo il più neutro possibile e quindi senza alcun sapore. Guardiani della Galassia, secondo me, anche per l'imposizione di James Gunn per quanto riguarda la scrittura, una volta fatto ritornare alla Disney, probabilmente ha avuto maggiore potere contrattuale, perché non so se vi ricordate, lui era stato cacciato via dopo il secondo film perché erano riemersi da parte, mi sembra, di un politico di destra o qualcuno dell'estrema destra, dei tweet in cui lui faceva le battute di black humor, brutte battute perché non facevano ridere, per quanto riguarda fare cose con i bambini, e ci siamo capiti, ma erano palesemente delle battute, non certo dei racconti, delle sue esperienze. Venne cacciato dalla Disney in malo modo, lui se ne va in Warner Bros. Dove viene preso per The Suicide Squad, e poi Disney se lo riprende per fare Guardiani della Galassia 3. Scrive la sceneggiatura, va e tutto. Anche grazie al forte sostegno da parte di De Bautista, che insomma da subito ha detto: se non c'è sta James Gunn, io non faccio il film e ciaone. Grande prova attoriale di Dave Bautista, secondo me. Drax è un personaggio molto interessante. È un personaggio che a me ricorda un pochino quei personaggi di Sylvester Stallone o Schwarzenegger durante gli anni 80-90.
che giocavano molto sull'estremo, i due capi dell'estremo, da una parte questa mascolinità all'apparenza, quasi mascolinità tossica, tutti questi muscoli, tutto questo aspetto cattivo e minaccioso, e anche questa voglia di utilizzare la forza, ma allo stesso tempo tutto uno spettro emotivo estremamente delicato, simpatico, quasi da svampito. Questo contrasto a me fa molto ridere, lo trovo molto carino, onestamente, perché un po' ci sono cresciuta e c'erano molte commedie, Ferma di un mamma spara, un poliziotto alle elementari. Per me sono capolavori perché ci sono cresciuta, poi a livello emotivo, poi a livello qualitativo dovrei rivederli, ma molto probabilmente potrebbero non essere dei capolavori. Quindi io l'ho trovato molto molto bravo e uno dei pochi wrestler, effettivamente è un wrestler se non sbaglio, che ha una possibilità di darsi al cinema. Il doppiaggio in alcuni momenti l'ho trovato bruttino, il doppiaggio di Nebula, io sinceramente non ho capito questa voglia di dargli questa voce cavernosa, Nebula, non si capisce perché. Chris Pratt è veramente un cane, cioè non sa recitare onestamente. È veramente un cane e non so onestamente come possa andare avanti perché c'erano dei momenti in cui io lo vedevo recitare ed ero imbarazzata per lui. Cioè, è veramente un cane. Cioè, avrà ancora dei ruoli? Io lo spero per lui, si è pure messo con la figlia di Schwarzenegger, magari qualcosa riesce a sfangarla. Però, boh, lo scopriremo. Queste erano un po' tutte le mie riflessioni per quanto riguarda Guardiani della Galassia. Sono molto curiosa della vostra opinione sul film, se lo andrete a vedere o se l'avete visto. Io sono rimasta lì, ho pianto per tutto il tempo, cioè quando c'era Cosmo, quando c'era tutte le scene per quanto riguarda Rocket, voi non potete capirci, cioè, stavo letteralmente un fiume continuo, piangevo da morire. Perché è troppo carino e troppo triste, cioè queste cose mi colpiscono proprio al cuore. Però ho apprezzato davvero tanto come sia riuscito a far identificare il pubblico con quelle creature. Una cosa non scontata. Voi l'avete visto? Vi è piaciuto? Vi ha dato un aspetto extra sul film a cui non avevate pensato? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie per i like, i commenti e se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un procione oppure scrivete procione. Grazie ancora per aver visto questo video, per lasciare qui sotto i commenti sulle vostre opinioni sul film. E noi ci vediamo al prossimo video. Quindi ciao!